In questi giorni la CISL ha tenuto a battesimo la FELSA, la nuova federazione rappresentativa dei cosiddetti lavoratori atipici, somministrati, collaborazioni coordinate, lavoro autonomo e partite IVA. Un bacino molto ampio che conta oltre 3 milioni di lavoratori, ai quali la CISL intende dar voce ed una nuova identità sindacale, professionale, tutele contrattuali e servizi. Noi siamo per l'autonomia, per il lavoro autonomo, siamo anche per il lavoro flessibile, però vorremmo e vogliamo tutelare il lavoro autonomo e flessibile, però lo si deve sapere, la nostra tutela verso di loro riguarda il fatto che fa un lavoro autonomo, fa un lavoro flessibile deve essere meglio pagato e meglio tutelato degli altri. Questo è il punto. Invece ci si fa scudo dietro partite IVA eccellenti o contratti co.co.pro. eccellenti per coprire invece una sterminata selva di persone che sono paria, vere e proprie, perché non hanno nulla, o prendono quello o non prendono nulla. Il lavoro che è avvenuto in questi mesi, soprattutto la decisione della CISL di costituire questa federazione, che vada a dare rappresentanza a quel pezzo di mondo che oggi non ha in modo particolare le partite IVA. Questa è la sfida che noi vogliamo raccogliere costruendo servizi e tutele per questo mondo. All'interno della FELSA è presente anche il comparto dei somministrati, un comparto molto importante che in questi 10 anni si è rafforzato e sviluppato. E in questi 10 anni, prima l'AI e adesso FELSA, per la CISL hanno dimostrato come la precarietà, se viene sorretta da una contrattazione, dalle tutele, può diventare flessibilità. La somministrazione è un rapporto di lavoro che va sempre più espandendosi ed ha un contratto nazionale. Le tutele che metteremo in campo per il comparto dei lavoratori autonomi atipici sono tutele che partono innanzitutto da un rafforzamento dei servizi esistenti, come ad esempio il rafforzamento dei servizi fiscali attraverso i già esistenti SAF, e ci saranno anche dei servizi innovativi come la costituzione presto di un fondo di assistenza sanitaria integrativa, per cui cominceremo proprio da questo. Pensando anche alla pensione complementare, a un fondo quindi creato ad hoc perché sono, diciamo, i bisogni, sono i bisogni principali dei lavoratori in questione. E poi chiaramente anche con l'allargamento delle tutele e la rappresentanza, quindi vogliamo proprio cominciare da qui, insomma, dai servizi. La Fisascat è molto interessata ad affrontare il tema della tutela di questi lavoratori atipici che rappresentano nel mondo del terziario una quantità enorme di addetti. Quindi vorremmo intercettare la domanda di questi lavoratori per dare anche delle tutele di welfare contrattuale, cioè assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare. Pensiamo che un lavoro tra noi, la FELSA ed anche altre categorie potrebbe essere un percorso attraverso il quale migliaia e migliaia di lavoratori finalmente incominciano a trovare delle risposte precise e significative ai propri bisogni. Questa idea è di dare un'attenzione non più solo al lavoro subordinato che ha i suoi problemi e quindi va regolato bene e sostenuto con gli ammortizzatori di fronte alla crisi, ma anche a tutta un'area di lavoro autonomo molto importante che in qualche caso ha delle difficoltà simili al lavoro subordinato. Per esempio, di fronte alla crisi occorre che venga aiutato con possibilità di riposizionarsi sul mercato del lavoro, con una specie di ammortizzatori sociali di tipo particolare. E poi però questo lavoro autonomo ha bisogno di regole che lo sostengano per diventare effettivamente imprenditore di se stesso e quindi formazione continua, una base sicura per la pensione futura. Insomma, questa idea è di ridefinire una base comune di tutele e soprattutto aiutare percorsi di autonomia e di mobilità sociale per quei lavori che sono sempre più autonomi. Termina qui questa edizione del TG Lab. Vi ricordo il nostro indirizzo mail, redazione tglab@fisascat.it. Vi ricordo inoltre che il TG Lab è consultabile anche su Facebook e su YouTube sul canale Fisascat CISL. È tutto, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti, oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro, o hai bisogno di notizie su busta paga, malattia e infortuni e ogni altra consulenza, per te c'è la Fisascat CISL.
Tutela a 360 gradi per i lavoratori del commercio, turismo e servizi. Siamo su internet all'indirizzo www.fisascat.it, dove troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le nostre sedi territoriali e regionali, alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro.